finalmente vacanza! Sì! Una bella giornata in piscina e niente, nessuno potrà rovinarmi questa esperienza! Ehi, tu! Ma ti ho detto per caso di stare qui! Vieni con me! Perché te l'ho detto? Non è mica che puoi fare quello che vuoi tu, devi fare quello che voglio io! Qui ci sono delle regole che vanno rispettate, anche in vacanza! Figlio mio! Ti ho portato in vacanza! Preparati, ti divertirai tantissimo perché in vacanza non ci sono regole! Siamo pronti per tuffaggio in piscina! L'acqua è pronta! Io sono pronto! Via le pantaloni! Pronto? Non esiste minimamente, tu non sei pronto per niente! Ma proprio per niente! Tu non hai capito niente! Ma così non ho capito! No, ma volevo fare il bagno in piscina! Non ci si può tuffare, ma il bagnino non c'è in questo momento, quindi magari un tuffettino lo posso fare, che dici? Ma non esiste minimamente! Dovrai attraversare il mio cadavere! Tu non ti puoi assolutamente tuffare! È vietato proprio dal regolamento di tutte le regole del mondo. Ho capito, bisogna entrare gradualmente, giusto? Esattamente. Va bene, allora andiamo dalla parte dei gradini ed entriamo mettendo un passo alla volta. Togliamo le pantofole, prima un piede. No. Ma come no? Mi ero quasi dimenticata che 8 ore fa hai mangiato. Niente, mi dispiace, per oggi niente bagno. Come 8 ore fa? Sarebbe ieri. E perché non posso farmi bagno? Lo sai, devi fare la digestione. Lui, niente da fare. Tu adesso ti metti qui all'ombra e non puoi fare il bagno. Guardi gli altri che si fanno il bagno. Ma perché? Ma la digestione non dura mica 8 ore. Dura 8 ore. E quindi il bagno quando lo posso fare? Tra 30 anni. Quando avrai 30 anni potrai. Ma io voglio fare il bagno. Bagno in piscina fatto. E adesso mi rilasso un po' qui nella poltrona. Ma non so che fare ora. Potrei... Arriva la tua mamma! La tua mamma buona sa sempre cosa tu vuoi fare. E cosa potrei fare? Cosa si fa in vacanza? Non lo so, si fanno i compiti per le vacanze? Ma quali compiti per le vacanze? Ma certo che no! La tua mamma buona vuole soltanto che tu ti diverta! La tua mamma buona vuole che tu faccia le cose che fanno i bambini della tua età! Cioè, giocare a Roblox! Giocare a Roblox? Ma io non ho il computer! Per fortuna la tua mamma ha portato l'iPad in vacanza per farti giocare quanto tu vuoi! Guarda, ho già scaricato l'app e puoi giocare, guarda qua! Fantastico! Gioca tutto il tempo che vuoi, non ti preoccupare, non andare lì a divertirti con gli altri bambini, stai qui a giocare tutto solo. Ti metti qui, buono, e aspetti 8 ore. 8 ore? Ma che devo fare per 8 ore? Ci sono tantissime cose da fare, come per esempio i compiti per le vacanze. No, quelli già li ho fatti, ma proprio perché li ho fatti, magari intanto posso andare a giocare con gli altri bambini in spiaggia. Assolutamente non esiste, giocare non è un verbo che mi piace. Ma come mi piace no? Il verbo studiare. Tu sai le tabelline? Sì, le so, le tabelline. 7 per 8? 56. 6 per 6? 36. Ma cosa stai dicendo? 6 per 6 fa 36, l'asino che sei. Hai ragione. Ed è giusto così, perché tu devi studiare per essere il migliore del mondo, anche il migliore di me. Sì, però mamma cattiva, io non voglio giocare, voglio fare qualcosa. Magari non avresti l'iPad, ecco, e magari hai portato con te l'iPad in vacanza e potrei usarlo per scaricare magari qualche gioco, giocare un po' a Roblox. E visto che il computer ce l'ho a casa e qui non posso giocarci, che dici? Assolutamente no! Assolutamente no, perché no? L'iPad ce l'hai! Io l'iPad l'ho portato! Ah, ecco, hai visto? Ma ovviamente per me, non per te. Visto che hai già fatto i compiti, visto che hai già studiato tutto il libro delle vacanze come dici di aver esatto fatto, ho io qualcosa che fa per te. Veramente? Oh ragazzi, magari adesso mi porta qualche gioco. Mi piacerebbe tantissimo un gioco d'acqua. Magari non posso fare il bagno in piscina, però potrei giocare con uno sparacqua oppure anche con una palla. Oh, magari il telefono. Già, potrei guardare. Ho pensato di portarti questo libro da leggere in vacanza. Un libro da leggere? In vacanza? Ma già non basta che leggo i libri a scuola, devo pure leggerli in vacanza. Assolutamente sì, la lettura è importante. Magari dai ragazzi, è un libro divertente come i libri dei me contro te. Magari è un libro me contro te. È molto divertente questo libro. Ma
Ma che libro è? Scusa, non capisco. Ci sono disegnati tipo degli attrezzi, aspirapolvere, delle istruzioni. Ma che cos'è? Bravo, hai capito. Come la tua mamma ha comprato una nuova aspirapolvere ma non sa utilizzarla, ho pensato che adesso tu ti leggerai tutte le istruzioni, così poi mi spieghi come si fa. Ma questo è il manuale di istruzione dell'aspirapolvere? Proprio così. Ma che mi devo leggere il manuale di aspirapolvere? No, no, guarda che se non lo leggi ti metto in punizione. Ti metto in punizione. Ah, peggio di così la punizione, che cosa devo fare? Sei in punizione. Ehi mamma, il sole inizia a essere veramente caldo. Ma non dovrei mettere la crema solare o qualcosa del genere? Ma quale crema solare? Ma non esagerare, la crema solare fa anche rima. Assolutamente no. Tu devi prendere il sole, devi diventare rosso, rosso, rosso. No, ma io mamma non penso che sia bello diventare rosso. Cioè, mi vorrei leggermente abbronzare, ma non dovrei mettere la crema. Ma va? Vabbè, rimaniamo qui a giocare allora. 4, 3, 2, 1, sì, sono passate 8 ore finalmente. Stop! Come stop? Che succede? Dove siamo? In piscina. No, dove siamo adesso in questo momento? A bordo piscina. Siamo all'ombra, siamo all'ombra, ah, vedi? Sì, siamo all'ombra. Ok, mamma, allora, sono passate 8 ore, io non ho mangiato niente, ho una fame da lupi, ma non me ne frega niente, mi voglio fare il bagno in piscina. Quindi adesso corro a fare il bagno. No, 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 tu non corri da nessuna parte perché correndo potresti farti male, inciampare e cadere. Hai ragione, quindi cammino verso la piscina. No, 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 fermo, 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 signorino, signorino. Qui siamo all'ombra. Se tu vai in piscina, uscirai da questa zona di ombra per andare in una zona di... E di sole? Esatto, e questo non va affatto bene. Cosa bisogna fare quando c'è il sole? Goderselo e abbronzarsi. Ti metto io in punizione? No, non voglio essere in punizione. Quando c'è il sole bisogna mettere la crema solare. Ok, va bene, mettiamo la crema solare. Tanto fa bene così non ci ustioniamo. Bravo, hai capito. Mamma, come dire, non credi di avere un po' esagerato? È giusto mettere un pochino di crema, ma così non credi sia troppo? Ma no, la crema solare non è mai abbastanza. Sì, ma perché tu non ne hai messa così tanta? Perché io sono la mamma, tu sei il figlio. Ok, va bene mamma, adesso vado a fare il bagno. E no, prima devi mangiare, non mangi da 8 ore. Come devo mangiare? Non è quello che ce l'hai. Comunque ragazzi, speriamo che oggi riuscite a trovarmi un sorriso. Noi mandiamo un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.